E alla fine sono arrivati anche i risultati dell'Università di Padova sull'acqua del Gran Sasso. Potabile e buona sempre, anche nei giorni sospetti. Fine dell'incubo dunque per la popolazione, che dovrebbe essere più che mai certa che non c'è stato alcun pericolo per la salute pubblica. Ora però si apre una nuova fase di riflessione sulla necessaria messa in sicurezza delle canne autostradali e dei laboratori di fisica nucleare adiacenti ad alcuni punti di captazione idrica della montagna. Su questo tema si mobilitano le associazioni Arco Consumatori di Teramo e Liberi Cittadini 5 Stelle, che, anche senza giustificazione scientifica, chiedono un'indagine epidemiologica per verificare se mai ci fosse stato un aumento di patologie tumorali legate all'inquinamento e l'immediato non utilizzo da parte del gestore Ruzzoreti della sorgente nei pressi dei laboratori. Noi chiediamo assolutamente che non in maniera temporanea ma in maniera definitiva non venga usata quella sorgente che nasce dall'interno del laboratorio, questo lo diciamo da tempo, e quindi veda, si rinunci in modo definitivo, perché può succedere che adesso poi passata questa buriana, no, dopo un mese, due mesi, venga riattivata. Ora, per noi è impossibile che possa essere messa in sicurezza, e quella può rappresentare per mille motivi, d'accordo, sempre un pericolo costante. Per quanto riguarda poi il ventilato rischio di radioattività nell'acqua, sempre legato alla prossimità dei laboratori con le sorgenti d'acqua del Gran Sasso, gli esperti escludono ogni tipo di contagio, spiegando e razionalizzando il problema. Ma c'è stato mai un pericolo vero che la nostra acqua del Gran Sasso fosse radioattiva? Forse all'epoca di Chernobyl, che ha interessato tutta l'Europa. Io non credo assolutamente, ma non è a me che deve essere posta questa domanda, ma all'ARTA che segue le misure di radioattività ambientale e che non hanno mai rilevato nessun tasso di radioattività. Anche perché vorrei spiegare e comunicare una cosa molto importante, che gli esperimenti che si tengono nel laboratorio del Gran Sasso, perché sono fatti con 1400 metri di roccia sopra, ma di roccia poi quella del Gran Sasso e non dolomitica, perché? Perché proprio devono assicurare assenza di radiazioni esterne. Cioè radiazione cosmica zero. Dovremmo, e questo io lo chiedo come cittadino, dovrebbe il responsabile dei laboratori tranquillizzare tutti i cittadini su questo argomento. Chiedere la messa in sicurezza della sorgente del Gran Sasso sarà dunque una priorità da parte delle istituzioni competenti, così come quella di vincere la diffidenza dei consumatori che rischiano di essere strumentalizzati.